Buongiorno a tutti, sono Enrica Maturo, sono la direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II e sono corresponsabile insieme al mio collega psicologo Orazio Miglino del padiglione Segni, Simboli e Segnali. Il padiglione Segni, Simboli e Segnali esplora le frontiere in un modo un po' diverso dagli altri, perché si parla di frontiere non in senso fisico naturalmente. Piuttosto ci occupiamo, il padiglione si occupa di capire come le innovazioni tecnologiche trasformano la nostra vita, cioè come trasformano addirittura i nostri modi di percezione individuale, trasformano le nostre rappresentazioni collettive, trasformano il nostro modo di comunicare sia a livello interpersonale ma anche a livello pubblico, a livello ufficiale, e trasformano soprattutto la nostra capacità di accedere ad informazioni, a dati, accedere al sapere in senso lato, e dunque esplora i nuovi confini del nostro modo di essere nella società. Per fare questo noi abbiamo pensato ad un padiglione che anche fisicamente rappresentasse questi confini, perché abbiamo pensato di strutturare il DOM come se fosse una rete, quindi riprende questa idea della rete, del web, e i punti nodali sono alcuni punti intorno a cui sono organizzate le attività. Per esempio la dicotomia naturale e artificiale, oppure il tema dei linguaggi, come si sono trasformati i nuovi confini del linguaggio dall'antichità fino ai nostri giorni, e anche per esempio, non lo so, una cosa che potrebbe essere anche divertente da sperimentare, il nuovo tema della probabilità e di come cambia la nostra percezione anche su questo, che cercheremo di illustrare e far sperimentare attraverso una delle applicazioni che più ci sono vicine, che è quello del gioco d'azzardo, e quindi come questo influenza i giochi di carte e anche tutta l'attitudine alle scommesse. Quindi questo padiglione può essere sicuramente molto interessante, perché farà capire proprio come ormai la nostra vita sta cambiando e i confini si trasformano completamente, come quello che noi pensavamo naturale diventa sempre più condizionato dal tecnologico e dall'artificiale, e potrete anche appunto sperimentare in modo divertente come tutto questo impatta sulla nostra vita quotidiana.